La Lombardia si aggiudica a Castel di Sangro, presso il centro estivo FIT, la 23esima edizione della competizione nazionale di tennis a squadre, la Coppa delle Regioni Mario Belardinelli, al termine di una settimana ricca di bel tennis e di emozioni per le 20 rappresentative regionali della categoria Under 12. Come sempre è una manifestazione altamente formativa, riservata ai ragazzi Under 12 di tutte le regioni d'Italia. E abbiamo l'opportunità di osservare tanti ragazzini che hanno l'opportunità di esprimersi in questa manifestazione. Quest'anno, tra le altre cose, abbiamo introdotto un'importante novità con il trofeo Mario Belardinelli di doppio per ogni giornata di gara. Quando le squadre riposavano abbiamo avuto la possibilità di osservarli anche in questa importante specialità che contribuisce molto alla crescita dei ragazzi. A livello numerico quanti concorrenti hanno partecipato? Siamo intorno a 200 bambini fra titolari e riserve, ma di fatto nelle squadre riserve non ci sono, perché molti capitani utilizzano anche la possibilità di far giocare e far ruotare i bambini. Castel di Sangro è un centro di eccellenza nazionale e ospita durante l'anno agonistico alcune tappe del circuito Tennis Trophy Fit Kinder Sport e la fase finale della Coppa Belardinelli, manifestazione dedicata alle rappresentative regionali. Per quanto riguarda questo torneo, che ricordo riporterai? Molto bello, perché abbiamo giocato con, diciamo, ragazzi nuovi, abbiamo giocato insieme, una squadra, e è stato bello. Un evento nazionale importante nel campo juniores, che oramai è una tradizione che si svolge qui a Castel di Sangro, ed è una tradizione anche del tennis. Questo centro è datato 1978, ha sempre mantenuto un rating importante, attraendo sempre di più attività della federazione, ma soprattutto consente quella sintonia in grado di poter far sviluppare eventi di questa portata sempre nella nostra città, nel nostro territorio, ma sempre un po' all'insegna di quella che è la capacità della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila, di essere sede privilegiata delle attività sportive nazionali.